Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi facciamo qualcosa di molto speed, molto rapido. È un tutorial che potevo mettere tranquillamente negli short, e infatti l'ho fatto, ma lo facciamo anche in maniera un po' più precisa. Ho avuto già due o tre richieste su questo, ho tergiversato, ho procrastinato, ho fatto di tutto pur di non farlo, ma alla fine lo facciamo. Allora, come creare la nebbia in Photoshop? Ci sono due tecniche. La prima la vediamo subito, è molto semplice. Diciamo che è un clone di un vecchio tutorial, infatti non lo spiego più di tanto, faccio vedere un po' cosa si dovrebbe fare e poi spieghiamo la tecnica effettiva. Ok, detto ciò, entriamo in Photoshop e vediamo subito come fare. Allora, abbiamo qui un'immagine importata, abbiamo un bosco e l'immagine di sfondo messa sotto, naturalmente, altrimenti non sarebbe uno sfondo. Poi abbiamo due elementi fondamentali che sono i nostri campioni, colore primo piano e colore sfondo. Questi sono fondamentali per la tecnica, quindi come creare la nebbia? Allora, partiamo innanzitutto dalla tecnica più obsoleta, oppure la più semplice, la più classica, andare a utilizzare un pennello. Che pennello? Ragazzi, andiamo su Google. Pennelli Photoshop Nebbia, poi possiamo scriverlo anche in inglese naturalmente. È il primo sito, che al momento è il primo, poi non sappiamo in futuro, che è abbastanza navigato come pennelli, diciamo che è forse il migliore. Guardate qua, a parte la sponsorizzazione, guardate quanti fog in inglese, quanti tipi di nebbia abbiamo. Chi più ne ha più ne metta. Ma se guardate bene, abbiamo già fatto il tutorial, è un semplice pennello fumo. Possiamo anche crearlo noi, però quello che consiglio sicuramente, il tempo è un fattore oggi troppo troppo importante, quindi andiamo a fare un download, scarichiamo il file ABR. Potete andare a vedere i vecchi tutorial, poi magari vi dico quale di preciso, sicuramente come creare un pennello. Poi abbiamo pure effetto fumo, che credo che anche là ci sia questa cosa, però in realtà si può spiegare anche in 2 secondi adesso. Quindi andiamo a prendere il nostro pennello, creiamo un nuovo livello, tasto destro. Qui potremmo già averlo caricato un pennello. Qua abbiamo tutti i pennelli caricati, io ce li ho, però vi faccio vedere come si fa. Andiamo sulla rondellina in alto a destra e fa importa pennelli. Quindi una volta che clicchi, avrai la possibilità di caricare qua dentro il pennello. Se lo metti qui dentro su Brush, sicuramente te lo ritrovi, altrimenti lo carichi da desktop. Il file che scaricherai sarà un .abr oppure un file zippato e tu lo estrai e lo metti qui o lo selezioni dove si trova. Una volta che lo carichi, te lo troverai in lista. Se io vado a vedere qua, scendo giù. Sicuramente ci avrò qualcosa di particolare, ecco Smoke Brush. Beh, di questi li ho scaricati e poi lo utilizzi. Abbiamo questo effetto smoke con il bianco, in questo caso in primo piano. E questo è l'effetto fumo. Naturalmente, noi dobbiamo scaricare l'effetto nebbia. Quindi facciamo un Ctrl Z o Command Z, leviamo il pennello e facciamo vedere la tecnica più corretta. Quindi facciamo uno zoom out. Quindi andiamo sul livello nuovo. Abbiamo creato un livello nuovo, un nuovo livello. Andiamo su filtro. Attenzione perché i passaggi sono così tanti e dovete prendere carta e penna. È uno, quindi velocissimo. Questa è la tecnica giusta. Andiamo su rendering nuvole. Attenzione, come vedete, che sia il bianco in primo piano e il nero di sfondo. Se andiamo a mettere altri colori, ovviamente avremo questa combinazione per altri colori. Voi dite non va bene? No, perché a questo adesso dobbiamo applicare un nuovo metodo di fusione anziché quello normale. E sarà scolora. Naturalmente riduciamo l'opacità a nostro gusto, io direi anche un 40%, ma la cosa migliore da fare, secondo me, è un Ctrl T o Command T, quindi ingrandiamo l'immagine. Così, guardate, già ha
la foschia è più definita. E poi possiamo scegliere pure le zone dove ce n'è di più, magari quelle vicine, forse un po' più rarefatte, magari, ecco. Maschera di livello, applichiamo una maschera. Chi non sa cos'è la maschera è fregato, andate a vedere il tutorial. Poi prendiamo il pennello, appunto, per nascondere queste parti di nebbia che non ci piacciono. Tasto destro e scegliamo un classico pennello, quindi tondo, a punta morbida, quindi durezza 0. Bello grande, così ci piace. E abbiamo un'opacità di 34%, direi che va bene. Così la foschia è più che altro dopo, e direi che il lavoro è già più che perfetto e non possiamo chiedere altro. Quindi a questo punto io vi invito, naturalmente, se avete apprezzato, a mettere un like, a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi appuntamenti. Vi ringrazio nuovamente per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!